Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oh, finalmente registro. Come state? Spero abbiate passato una bella estate. Alzi la mano chi come me è rimasto a casa. Ma noi recupereremo quando avremo la libertà assoluta e ci faremo delle vacanze che voi non avete neanche idea. Comunque, a parte gli scherzi, sinceramente sono molto contenta che sia quasi finita l'estate. Siamo a settembre, oggi è il primo settembre. Oh, che meraviglia, già la parola settembre è qualcosa di stupendo. Io non sopporto il caldo, non sopporto niente dell'estate, ok? Quindi sono molto felice e finalmente tra poco torneremo a sfoggiare le nostre mega felpe con cappuccio. Non vedo l'ora. Comunque, bando alle ciance, oggi siamo qui perché voglio provare un po' di novità a partire da questa palettina di Patrick Ta, l'abbasso poco, che ce l'ho qui da qualche settimana, credo, ma non l'ho ancora mai usata. E ovviamente i pack di Patrick, per quanto siano belli, si riempiono di ditate a tutto andare. Comunque, la palette in questione è lei. Allora, è una palette semplicissima sui toni del nude calda, ci sono degli shimmer molto molto belli e questi qui sono due, si potrebbero usare sia come primer volendo, anche perché no, o come eyeliner, insomma sono cremosi, uno ci può fare quello che gli pare. Poi qui è bello perché c'è anche tipo lo sportellino. E ciao. Insomma, all'inizio dicevo no vabbè, è la classica palette, cioè ce ne ho migliaia così, però questa è di Patrick. Ma la cosa più succosa, come vabbè, cioè ormai si è capito dal titolo, è che finalmente vado a provare questa pochette. No, scherzo. All'interno di questa pochettina ci sono tutti i prodottini di Kylie che ho acquistato. Non so, mi è nata un'ossessione un po' troppo per lei, ma cioè, quando ho visto questa pochettina, cioè sono impazzita. Fra l'altro ne ho un'altra qui, carina, super morbida, e ho anche quella per la skincare piccolina. Comunque sono impazzita e questa pochettina è molto simile a quelle di Victoria's Secret, però è molto più compatta. Io all'interno ci ho messo tutti i miei prodottini. Ah, cioè è bellissimo. Qui c'è questo taschino trasparente, qui ci ho messo tutte le cosine di Kylie, cioè per quanto riguarda il makeup, adoro. Comunque non vedevo l'ora di provare finalmente questi prodottini. Ho preso una svalangata di roba in più ordini in realtà, perché alcune cose le ho prese appena il brand è stato disponibile su Douglas. Poi ho acquistato direttamente sul sito, perché ho scoperto che sul sito europeo non c'è dogana, quindi cioè il pacco parte dalla Germania, scoperta bellissima che ho fatto, e quindi tutte le cosine che non ho trovato su Douglas, le ho ordinate da lì. Comunque la makeup bag è stupenda, veramente stupenda, stramorbida. E direi che, vabbè, qui c'è un lip mask che adesso non sto ad aprire perché ne ho migliaia aperte, però dai, giusto per il packaging. C'è anche la palettina rosa per prendere la nostra mascherina, ma questa adesso la teniamo chiusa perché ho altri lip balm in uso. Ho comprato questo pennellino per le maschere. Non ho preso la sua maschera perché secondo me per me è troppo aggressiva, quindi andrebbe a seccarmi ulteriormente la pelle, però il pennellino per la maschera, cioè lo volevo, stupendo. Poi qui abbiamo un bellissimo gel igienizzante, anzi adesso me lo metto proprio, che profumo di igienizzante, niente di che. E qui finalmente abbiamo tutti i prodottini. Ho preso prodotti labbra, occhi, viso e basta, perché non ci sono palette disponibili, ma questi packaging sono qualcosa di stupendo. Comunque andiamo per step, li mostro dopo i prodottini. Ho già fatto la base perché non ho novità per quanto riguarda primer, fondotinta e correttore, quindi ho usato i miei classici, mi sono tirata avanti. Direi però di partire, non so se fare prima gli occhi o finire la base. Dai, facciamo così, finisco gli occhi prima perché vedermi così non mi piace per niente. Intanto vado a darmi anche un po' di olietto per le labbra, sempre di Kylie. Si vede che questo qua lo sto usando da un po'. Cioè non è niente di speciale in realtà, cioè è molto semplice, si idrata e secondo me questo applicatore così grosso assorbe tanto prodotto e sulle labbra ci va poco e niente. Però insomma mi piace l'effetto che dà, l'idratante, quello che mi serve, lo fa, quindi promosso. Direi di cominciare perché voglio assolutamente provare queste cosine, ma come sempre vi ricordo, se vi fa piacere ovviamente, di iscrivervi al mio canale, attivate la campanellina qui sotto per non perdervi i miei prossimi contenuti e seguitemi sui vari social, TikTok, Instagram, eccetera eccetera. Basta, ho parlato troppo, andiamo a provare la palette. Ah, ho appena scoperto che qui ci sono i nomi dietro. Stupendo. Vado a prendere un colore di transizione e prendo questo qui, dove facciamo anche gli swatch degli shimmer, così vediamo come sono. Anche lo specchio. E ciao Kylie, considerami.
Comunque, in maniera molto molto easy, vado ad applicare. Dalla cialda sembra più freddo, invece qui applicato risulta più caldo. Mi sono spostata l'inquadratura, non ci sono più abituata. Comunque, parto dall'esterno, lo picchietto, poi lo sfumo. E lo porto all'interno dell'occhio, seguendo il mio occhietto. Direi che a pigmentazione siamo proprio giusti, perché non è né troppo poco, è proprio la perfetta via di mezzo, secondo me. Mi permette di lavorarlo tranquillamente. Vado giusto un po' a scurire con questo marrone. Allora, spolverano molto in cialda, molto. Però sul viso non mi pare di vedere fallout, quindi va bene. Ah, comunque la palette l'ho presa su Cult Beauty, perché è l'unico che rivende comunque prodotti di Patrick Ta. Cioè, si sfumano una meraviglia. Ok, prendo il pennellino di prima, sfumo meglio i colori. Non ho messo primer occhi, ho messo giusto un po' di correttore prima, perché avevo un po' di discromie, perché voglio proprio vedere la resa della palette. Che ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Ok, pennellino pulito e prendo questo chiaro chiaro qua, il beigiolino, e una puntina del colore di transizione. E vado a sfumare qui bene. Ok, visto che ho già fatto la base, faccio anche la parte inferiore e con gli stessi colori, poi vado a fare anche l'altro occhio, ovviamente. Ma dai! Pensavo lasciassi senza niente. Comunque non mi trucco da una vita. È veramente difficile. Prima ho fatto una piccola pausa make-up in tutti i sensi. Anche quando uscivo a fare magari delle commissioni, dei giri, anche la spesa, non mi truccavo mai. Non avevo proprio voglia. Faceva troppo caldo per mettersi delle robe in faccia. Da qua mi ricollego con il marrone scuro. Qui la sfumatura superiore. Là. Ok. Prendo il beigiolino. Chiaro, 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 e sfumo. Ok, direi che vado a fare l'altro occhio e poi andiamo a scegliere lo shimmer. Arrivederci. Eccoci qua, alla fine mi sono fatta prendere la mano e ho deciso di scurire tutta la palpebra con questo colorino qui. Lui. Comunque adesso, prima di andare a scegliere lo shimmer, vado a piegare le mie ciglia. Questo è uno step che non deve mancare mai, 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 mai. Perché se mettessi prima gli shimmer e dopo piegare le ciglia, lascerei tutto lo shimmer sul piegaciglia. E non ho voglia di pulirlo. Quindi facciamolo adesso. Ci passa la paura. Andiamo a vedere cosa abbiamo qua. Li swatcho tutti. Cioè, questo, il primo qui per lato, mi ispira un casino. Mamma mia, è stramorbido. Ne ho messo un quintale. È quasi bianco, ma con dei micro glitterini dorati. Questo è molto bello. Questi, come ti chiamerai te? Lady? Può essere Lady? Non lo so. Anche questo è molto bello. Cioè, è quasi specchiato. Molto bello questo. Andiamo a questo aranciatino. Sono molto belli, sono molto soft comunque. Anche lui molto carino. Prendiamo questo scuro, sembra molto spesso, invece una volta swatchato è così. Cioè non sono proprio belli power, sono proprio soft, tenui, proprio una cosa molto molto piacevole. Direi che mi ispira lui però, questo. Però ci sta bene con tutto sto scuro. Proviamo, dai, andiamo a fare un po' di paciughi, vediamo quale mettere. Però pensandoci potrei, visto che siamo in mood completamente autunnale, facciamo così. Vado all'esterno dell'occhio con questo e all'interno con lui perché mi ha fatto impazzire, dei riflessi troppo troppo belli. Li applico senza fare cut crease, senza bagnare il pennello, li voglio proprio vedere così, come rendono. Sì, ma che pennello ho preso? Ho preso un pennello troppo piatto. Ha dei riflessi bellissimi. Proviamo con le dita. Eh sì, bisogna metterlo con le dita. Cioè, adesso così è già bello. Se avessi fatto la cut crease avrebbe risaltato ai massimi livelli. Molto bello. Mamma che luce, è stupendo, sembra quasi un multicolor.
Cioè, ho dei glitter dal rosato al dorato. No, stupendo. Bellissimo. Prendo un pennellino un po' più piccolino. No, vabbè, io innamorata completamente. Cioè, senza primer, con un ombretto super scuro sotto è stupendo. E adesso prendo questo perlatino super carino. Lo adoro. Che meraviglia. Mamma mia. Facciamo anche l'altro occhietto. Sto impazzendo. Mi piace un sacco, mi piace. Mamma mia, ho voglia di uscire adesso. Poi nell'angolino interno concludo con il primo colore che abbiamo sbocciato, questo qui. Questo qua è la vita. Adesso andiamo a fare il punto luce con lui. Avrei potuto lasciarlo così, però ho voglia di provare quasi tutti gli ombretti. Andiamo giusto qua. L'angolino interno. Si vede o non si vede? Ok, wow. Mi piace da matti. Vi do un secondo di setting spray così vado a fissare tutto. Questa palette me ne sono già innamorata, ha degli shimmer che sono pazzeschi, ma belli da morire, super autunnali, mamma che belli, adoro. Possiamo finalmente passare alla nostra amica Kylie. Allora, intanto qua ho già visto che non ci starà per niente bene la tinta labbra, o forse sì, no, è troppo rosata per questo look, quindi direi di no. Facciamo intanto le sopracciglia. Così dopo vado a mettermi l'eyeliner. E il matitino. Dov'è? Perché ho preso due matite, occhi. Eyeliner, stupendo. Tutto questo pack super rosa. E questa è la matita sopracciglia. Spero di averci preso quel colore. Mamma che bello. Ha il pettinino dietro per pettinarle. E questa è la punta. Io ho preso la colorazione e non me lo ricordo più. Medium brown. Vediamo un attimo. Andiamo a provare, vediamo com'è. Tanto. Come al solito lo dico sempre, ormai mi sono stufata anche di ripeterlo. Vado giusto a ritoccare il tatuaggio. Poi fra un po' finalmente andrò a liberarmi di questo neo. Ho già preso appuntamento, vado a toglierlo perché sta crescendo e non mi piace questa situazione, quindi è assolutamente da togliere. Quindi c'è feedback sulla matita, io cioè la mia opinione vale o non vale perché comunque ho un tatuaggio sotto e quindi per me tutto può essere fantastico e tutto può essere orribile. No dai, devo dire che il colore va bene. Meno male. Comunque scrive, quello lo posso dire. Ok, è il momento dell'eyeliner. Questo è lo 001 Black. Adoro che abbia la punta in setole. Sì, caspita. Mi sembra molto preciso. Adesso lo shakeriamo per bene. E andiamo a fare il nostro eyeliner. E andiamo. Silenzio stampa. Beh, a scrivere, scrive anche sugli shimmer, molto bene per adesso. Poi andiamo. Non mi ricordo se questo qui è waterproof, non me lo ricordo sinceramente. Qua non lo dice, perché ho buttato la confezione. Comunque mi piace la scrivenza, mi piace molto. E spero non perda i pelettini con gli utilizzi, perché ci rimarrei molto male, perché per adesso è tanta roba. È veramente super preciso. No, l'eyeliner non è waterproof. Si è levato con le salvezzine di Primark, quindi non è waterproof. Allora, matitina nera, dove sei? Io ho preso la nude matte e la black perché non avevo una matita chiara per gli occhi, quindi ho detto, vabbè, dai, prendo la sua. Infatti, questa qui è appunto è nude, è rosino matte, ma non lo utilizzerò. Utilizzeremo lei. Questa, che colore sei? È la 001 matte black. Io la metto sia nella. Ecco, qui devo stare zitta. Mamma mia! Bella scorrevole, piena. Ammazza! Sto appoggiando la punta a una scrivenza pazzesca. Scrive che fa paura. Cioè, questa è una roba allucinante. Non ho mai visto una matita così morbida. Stupendo. Sto impazzendo. Prendo un pennellino minuscolo, devo sfumare la matita nera. Riprendo un attimo del marrone scuro dalla palette di Patrick e sfumo. Uso questo qui di Charlotte Tilbury che ormai sto per finire.
Questo mascara mi piange il cuore perché l'ho adorato. Ho la mini size che ho trovato nel calendario ancora da aprire. Però questo mascara è una bomba. Lo ricomprerò sicuramente. Wow! Allora, torniamo a Kylie. Quale usiamo di queste cosine qui? Qui ho due bronzer. Ho preso la colorazione Toasty, che è il suo preferito. E questo qui che è Tanned and Gorgeous. Oddio, sono tutta spo... No. Mi sono macchiata di nero col mascara e sto macchiando tutti i packaging. Benissimo. Cioè, quanto sono belli sti packaging. Questo qui credo sia... Non lo so, sinceramente. Apro anche Toasty. Comunque, il packaging esterno è questo, perché gli altri non ce li ho più. All'interno sono carini perché c'è la plastichina che protegge la cialda con ecco, con le cosine che sgocciolano del vecchio packaging. Ecco, abbiamo una un po' più freddina, questa è molto più calda. Io direi che vado con Toasty e vado a fare il mio contouring. Non vedo niente. Non so se si vede dalla videocamera. È molto, 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 molto leggero. Si vede poco, poco, poco. Voglio provare anche questo qua più scuro. Forse su di me è meglio lui. Sì. È meglio lui per me. L'ho preso giusto poco poco perché non vorrei poi fare macchia nel caso i due colori dovessero sfumarsi bene. Non so, mi sembrano un po' secchi. La formula dei bronzer, onestamente, a primo impatto non mi fa impazzire. Ma che sono profumati? Ah no, è il profumo del mio pennello che ho lavato. Sì, è lui, sa di cocco. Così, a primo impatto, questa è la prima cosa che non mi piace. Benissimo, io ne ho comprati due. Ok, blushettino, blushettino, blushettino. Anche qui ne ho presi due. Questo è quasi un pescatino, il colore è Crush. E questo è quello che lei ha creato, il suo rosa perfetto. Ed è Winter Kissed. Questo qua è proprio nuovo di pacca, non l'ho proprio tolto da lì. Però direi che andrò sicuramente con lui, non posso andare con questo rosa. Quindi anche lui lo usiamo un'altra volta e assolutamente questo. Andiamo con Crush. Wow, il blush è molto pigmentato. Oddio. Aiuto! Ne ho messo un casino. Però bello, molto bello questo. Facciamo come fa lei, che se lo mette proprio fa, fa il 3 praticamente. Il blush mi piace molto. Cavolo, se mi piace. E visto che questa combo qui non ci sta bene perché è rosata, vado a prendere questa tinta di Patrick Tam. Sì, questa forse sì, ci sta. Che anche queste qui sono due novità che ho preso da poco. Questa è la matita, è She's Proud. E questa è la tinta, che è She's Secure. È troppo chiaro. No, non mi piace. Il colore è stupendo, ma non ci sta a dire niente con il look. No, 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 no. Ecco qua, direi che adesso ci siamo. Ho fatto un po' di prove, alla fine ho preso questo colore scuro qui, marroncino, da questa palette stupenda di MAC. Il colore, se non erro, dovrebbe essere Paramount. Credo di sì. Comunque ho usato lui e su ci ho messo questa tinta labbra sempre di MAC, che è una delle mie preferite, è Over the Top. No, Over the Top, Over the Top. Vabbè, ok. Comunque, bello, mi piace da matti. Possiamo concludere il make-up intanto con un po' di setting spray con l'illuminante di Kylie. Sì, questo ci sta bene. Questo è nella colorazione 020 Ice Me Out ed è questa meraviglia. Vediamolo un po'. Sì, vabbè, swatches un po' fatto così, però è molto carino. Prendo il mio pennellino. Io non so perché, ma l'illuminante riesco a metterlo bene solo con il fan brush. Non riesco a usare i cosini piccoli perché faccio dei casini, non so perché. Ed è tanta gente invece il contrario, si trova malissimo con questi. Vediamo te i casi della vita. Comunque, anche lui non l'ho mai provato, quindi è tutto adesso da scoprire. Dalla cialda sembra veramente Baume, invece è molto soft, leggerino.
si può tranquillamente stratificare. Io in realtà preferisco questi prodotti perché se ho un prodotto troppo pigmentato faccio macchia e rovino tutto. Invece così riesco a lavorarmelo, quindi cioè, io non ci trovo niente di male. Molto bello. Poi come al solito vado ad esagerare, che ne metto tanto. Comunque, aia, mi stavo strappando i capelli. Ah, anche i ciappini, sono di Kylie. Impazzita. Bello, mi piace. Molto autunnale. Wow, che bello, non vedevo l'ora di questa temperatura. Bellissimo, questa è la mia stagione preferita. Cioè, quindi alla fine della fiera io direi che momentaneamente boccio solo i bronzer perché mi sembrano tanto secchi. E, cioè, non è neanche la mia pelle secca perché viene a truccarmi. Ho fatto mega maschere idratanti, quindi comunque la mia pelle era bella pronta per il make-up. Non so, questi qui sono un po' da riprovare. Per il resto mi è piaciuto tutto. Peccato io non abbia potuto utilizzare la tinta di Kali, però qua sul rosa ci sta veramente male. Ma la usiamo in un altro video. Quindi niente, questo qui è il look finale. Ehi, ciao. Niente, a me piace moltissimo. Questa palette è diventata subito la mia preferita. Niente da dire. Adoro tutto, anche l'eyeliner super scrivente, super nero. La matita occhi mi ha sconvolta perché ce l'ho appoggiata. Cioè, scrive da sola, è stupenda. Il blush, questo qui, Crush, è bomba. È stupendo. Poi su questo look ci sta particolarmente bene. Quindi niente, attendo giudizi, spero buoni. Spero che il video vi sia piaciuto e che soprattutto vi abbia fatto un po' di compagnia. Io vi mando un bacio iper mega gigante e ci vediamo al prossimo video.